Buonasera al Gran Galà del calcio lariano, ci sono anche gli arbitri, l'AIA, l'Associazione Italiana Arbitri, abbiamo qua il presidente della sezione di Como, Edoardo Quadratti. Ciao Edoardo, benvenuto. Grazie per l'invito. E insomma, sono sempre dei nostri graditi ospiti perché gli arbitri sono fondamentali, no, nella, per il gioco del calcio, tutti gli sport, però insomma per il calcio, no, è sempre una componente fondamentale perché il movimento è ampissimo. Innanzitutto volevo chiederti come stanno andando un po' le vostre, so che da tempo siete non a caccia, l'avete individuata una sede allo stadio e forse ci siamo. Esatto, proprio in questi giorni abbiamo completato tutti i lavori e finalmente anche gli arbitri di Como troveranno una nuova casa, nel nostro caso nello stadio del Como, quindi anche a livello di immagine, di prestigio, quindi siamo contenti di poter andare nel nostro luogo naturale. Quindi si lascia la vecchia sede di Via Badone, si andrà a breve allo stadio. Lo stadio che è un po', no, il cuore, no, dei tifosi e dei giocatori, no? Parliamo un po' di questi, del vostro movimento, come sta andando la stagione. So, si sa anzi, che c'è un po' una crisi delle vocazioni arbitrali e anche un po' i numeri non aiutano. Come sta andando? Però riuscite a barcamenarvi? Ok, abbiamo fatto una discreta fatica nel giorno di andata, infatti non riuscivamo a poter servire tutte le partite con un arbitro. Fortunatamente l'ultimo corso è stato buono, abbiamo 15 nuovi ragazzi, giovani, che già hanno iniziato a arbitrare la settimana scorsa e i risultati sono ottimi, quindi confidiamo di avere meno crisi, essere un po' più tranquilli per poter servire, diciamo così, fare il nostro servizio per le società. Abbiamo però, hanno questi ragazzi nuovi, degli ottimi esempi, che abbiano già dei professionisti e non solo di basso livello, come può essere la Serie C, ma abbiamo anche arbitri di Serie A e B della CAN nazionale. Abbiamo Andrea Colombo che la domenica sì o quasi è comunque coinvolto in qualche partita di Serie A o B. No, noi siamo a Colombo, la nostra punta di diamante, esatto, e quest'anno sta andando molto bene, infatti le partite come tutte che ha sono comunque buone e per noi è sia un testimonial che utilizziamo e usiamo per andare nelle scuole e girare, sia per quanto riguarda la nostra formazione tecnica interna, perché essendo un ragazzo disponibilissimo tiene lui molte delle nostre riunioni e aiuta, segue, invoglia tutti i nostri ragazzi, quindi è un po' il nostro esempio. E poi è giusto ricordare anche gli altri top in serie nella CANDC, Alessandro Di Graci, Mattia Caldera, mi sfugge sicuramente qualcuno, Michele Piatti, che è sempre in Serie C, esatto. E poi abbiamo la nutrita schiera anche in Serie D, quindi ci difendiamo, pur essendo una sezione da ormai 160 persone, abbiamo molte persone a livello nazionale, quindi il nostro nome viene ripetuto in tutti gli stadi d'Italia. Bene, ringraziamo Edoardo Quadratti, gli arbitri, qua serata di Lario Sport c'è anche Matteo Garganico, insomma c'è una fortissima rappresentanza dei nostri amici arbitri. Grazie ancora e buon galà. Grazie a te, grazie.